giro. Ultimo giro. Lotta al cardiopalmo. Viene fuori Roth. Viene fuori Roth in scia. Ci prova. Bimmer al comando. Cadalora secondo. Roth terzo. Ai box siamo, dice Beltramo, all'incitamento a pugni chiusi. Bimmer, Cadalora secondo, Roth terzo, col numero 2. Ecco da Roth, cosa vediamo? Cadalora all'interno attacca, doppiati un po' più avanti. Bimmer tiene il comando, si avvicina pericolosamente Roth, Cadalora si affianca, un doppiato si fa da parte. Ora Roth ha soltanto Bimmer davanti, Cadalora però più interno, tenta di infilarsi Kosinski, si avvantaggia Cadalora, Cadalora al comando, ultime curve, le curve più veloci, Cadalora, Bimmer, Kosinski appaiato con Zellenberg, è la curva di ritorno, c'è anche un doppiaggio da fare, Cadalora resta in testa, imposta per primo l'ultima curva e poi c'è la S, Cadalora, c'è il doppiaggio ancora. Speriamo che questo non danneggi più di tanto. C'è un doppiaggio, ma vediamo, Cadalora deve uscire non troppo forte e tenere una buona linea. Frutta anche la scia al doppiato, si avvantaggia Cadalora e vince Cadalora. E vince Cadalora, davanti vince Cadalora e perfino il servizio cronometraggio non riesce ancora a dare un risultato. Luca Cadalora vince il Gran Premio d'Austria. Meraviglioso, il più bello della stagione. A te Paolo con Rossano Brazzi. Siamo qui Rossano Brazzi, allora? No, sono contento, diciamo, questo era un circuito che non dovevamo vincere, abbiamo vinto. Dove dovevamo vincere non abbiamo mai vinto, meglio di così, non so. Allora, il Cadalora è incontenibile, una vittoria assolutamente disperata. Rivediamo, rivediamo dalla moto di Roth la situazione all'imbocco della S con Cadalora davanti. Da qui si vede un po' poco purtroppo, ma Cadalora ha avuto un doppiato che curiosamente lo ha avvantaggiato tirandogli la scia sul rettilineo. Ti aspettavi questa volta, eh? No, forse no. Oh, a voi. Sono troppo contento. È stata durissima? Sì, durissima. È stata una cosa incredibile. Cioè, staccati uno contro l'altro, gomme che fumavano. È stato bellissimo. Senti, qui non te l'aspettavi di vincere, hai vinto, eh? Delle volte succede così, quando meno te l'aspetti. E quando te l'aspetti adesso invece in Jugoslavia?